Il camper vaccinale è pronto a fermarsi di fronte alle scuole. Manca infatti poco al suono della prima campanella e così da mercoledì 15 settembre sarà possibile ricevere il siero anti-Covid sul mezzo mobile. Dopo aver ospitato il camper della Regione Toscana lungo la nostra costa e dopo averlo salutato perché da Castiglione della Pescaia proseguiva per Piombino, noi abbiamo moltiplicato questo camper e adesso in questo momento ci sono ben due camper in ognuna delle nostre province e quindi ce ne sono due nella provincia di Arezzo. Questi camper andranno dal primo giorno di scuola in poi in ogni zona della provincia di Arezzo, compreso anche il Casentino, compreso la Val Tiberina, in un plesso scolastico individuato insieme all'ufficio scolastico provinciale per cercare i ragazzi, per cercare i loro genitori, per cercare tutti coloro che lavorano nelle scuole che ancora per qualsiasi motivo non si sono vaccinati. Per agevolare le prenotazioni è stata predisposta anche la prenotazione telefonica tramite CUP, ma sarà comunque consentito anche l'accesso libero ai camper vaccinali. I minori dovranno presentarsi con tessera sanitaria, modulo del consenso firmato e accompagnati da entrambi i genitori oppure da uno solo ma con apposita delega. La situazione a Arezzo e provincia è la situazione nazionale. Vi è un calo da tre settimane buone, forse qualcosa in più, nell'accesso dei cittadini alle prenotazioni. Per questo la Regione Toscana ha deciso di fare l'accesso diretto e quindi di mettere oltre alle prenotazioni anche l'accesso diretto. Per questo abbiamo e stiamo utilizzando i camper non solo nelle scuole, ma li utilizziamo per andare nei luoghi di ritrovo, nei momenti di ritrovo, nei momenti in cui tante persone sono presenti e quindi fra quelle può anche trovarsi qualche cittadino che non si vaccina. Diciamo che stiamo continuando a vaccinare con un ritmo che è più lento rispetto a quello che ci aspettavamo.